Manuela Zaccone, due righe su chi sei e sul tuo progetto. Io sono attualmente una dottoranda del DAMS di Bologna e il mio progetto è dedicato ad audiovisivi e social networks. Mi interessa vedere che implicazioni può avere questo a livello di marketing e quindi studiare soprattutto i video virali e i contenuti user generated. Ecco, perché è importante comprendere come gli utenti usufruiscono i video? Perché in realtà l'utente è sempre più centrale in questo genere di pratiche, o perché egli stesso genera dei video, perché comunque ne fruisce oppure li ricondivide. Di conseguenza, riuscire a studiare correttamente queste pratiche significa anche avere poi in mano degli strumenti che permettono poi di strutturare correttamente delle campagne marketing o delle piattaforme che vadano effettivamente incontro ai gusti degli utenti. Quindi il tuo progetto ha una finalità soprattutto a migliorare, diciamo così, l'impatto di comunicazione e di marketing dei video? Esattamente, quindi anche in parte questo, in parte anche a rendere l'utente più esperto, perché conoscendo questo genere di pratiche è normale che è più facile pure adottarle in un certo senso. Ecco, qual è il vantaggio diretto per chi comunica, fa marketing e comunicazione? Qual è il vantaggio diretto nell'avere un utente di fronte che è più preparato, che è più consapevole, che è anche più capace di fruire questi contenuti? Innanzitutto nell'efficacia del messaggio, in secondo luogo nella replicabilità del messaggio, perché se il contenuto in effetti mi arriva e io lo ritengo interessante, molto probabilmente vorrò anche farlo vedere agli altri. Se io non so come fare, chiaramente non ho gli strumenti minimi per poterlo fare. Senti, due elementi basilari perché tutti possano comprendere su come si struttura, come dovrebbe funzionare questa analisi che consente di comprendere l'efficacia di un video o la sua fruizione. Allora, il mio progetto è strutturato in due fasi. In una prima fase, siccome esistono già, ci sono state delle pratiche più o meno casuali che sono andate molto bene in rete, c'è una fase di ricognizione in cui mi interessa individuare questi esempi virtuosi, diciamo, di pratiche. In una seconda fase mi interessa dedurre da questi esempi che cosa ci sia stato di così vincente e quindi di eventualmente riapplicabile ad altri tipi di progetti o ad altri tipi di contenuti. Quindi in modo da individuare dei pattern da poter replicare con successo. Precisamente. Grazie mille. Prego.